È arrivato il momento di svapare. Svapomue. La tua emozione, soprattutto quando è arrivata questa notizia, cosa hai detto? Stavo da un mio amico, papà mi ha chiamato e ha detto: vedi che devi andare a fare il torneo a Barcellona. E io ho iniziato a saltare di gioia, tipo ero un mostro così, mi sentivo grandissimo. Sì. Si aspettava un'email alla vigilia di Natale, soprattutto per vedere il proprio figlio andare a provare col Barcellona? No, assolutamente no. Abbiamo fatto questa esperienza così, giusto come un'esperienza di gioco, niente di più. Poi è arrivata l'email ed è stato il regalo più bello di Natale, forse. Adesso noi lo seguiamo. Lui sa che questo è soprattutto un gioco per il momento e lo deve vivere in questo modo qua, niente di più. Leonardo, un'esperienza, quella che farà il ragazzo a Barcellona, è importante anche perché è stato scelto tra tanti ragazzi. Sì, effettivamente con la nostra scuola calcio abbiamo partecipato a uno stage del Barcellona vicino Pescara e poi insieme a questi stage il Barcellona fa una sorta di selezione tutti i ragazzi, insomma, che loro ritengono più bravi, e dal 9 al 13 aprile siamo invitati a Barcellona a fare uno stage presso i centri sportivi del Barcellona. Speranze di vederlo nel Barcellona? Ma intanto questa è una piccola grande soddisfazione sia nostra come scuola calcio che del bambino. Poi chiaramente, come ben sai, il calcio è bello, però bisogna stare molto con i piedi per terra ed è un'avventura che deve vivere sia lui che tutti gli altri bambini in modo giocoso, perché è la cosa più importante. Poi speriamo che in futuro ci sia qualcosa di veramente grande. Leonardo, abbiamo visto quest'annata 2005-2006 è una squadra fortissima, almeno vederla in campo per pochi minuti. Sì, un gruppo veramente molto forte, sia parte di quella della Paolea, ci sono i fratelli di Paola, c'è Di Martino, c'è Cuoco, ci sta Romolo, insomma, veramente un gruppo importante. Infatti già l'anno prossimo proveremo a fare un campionato di mini giovanissimi regionali, proprio per far fare un'esperienza un pochettino agonisticamente più valida, perché ritengo che sia un gruppo veramente importante. La caratteristica sua principale è un tipo umile, allegro, gioioso. Crede molto nell'amicizia, infatti rispetta tutti, sia nella scuola calcio anche a scuola. Insomma, penso che questa sia la dote migliore, l'umiltà. Ammettiamo, diventi un giocatore del Barcellona. Il tuo primo desiderio? Segnare un gol.